C'è scritto su oggi quello che deve uscire domani, gliel'ho già detto prima. Possibile che lei, Emilio, non capite niente? La John Collins sposa un ragazzo di 28 anni che per combinazione fa l'antiquario. Cos'ha da ridere? Trovi il cachet piuttosto, anziché farci leccare tutto da Giannina, vecchio maiale, sì, trovi il cachet. Non c'entro, scusa, a parte che non è vero che è un vecchio maiale, Beruschi. No, non è vero. È maiale, basta. Dunque, stavamo dicendo che la trasmissione volge al termine, ma prima vi parleremo dell'indice di gradimento. Certo, cari ascoltatori, siete stati bravissimi. Qui arrivano circa 1000 telefonate a settimana. Ed è verissimo. Ed è verissimo. E voi ci state dicendo i vostri gusti. Noi siamo dei sostenitori dell'indice di gradimento. Molto meglio che dell'indice di ascolto, vero? Molto meglio, molto meglio. Il problema è un altro. Quale? È che nell'indice di gradimento telefonano anche delle persone che dicono, che so, perché Marisa Laurito non si ritira. Perché la trasmissione che piace di meno in assoluto agli italiani è domenica. Volevo incoraggiare la Laurito. Ha dei fans molto pigri che non telefonano per l'hai già dire detto quanto la settimana l'amano. Scorsa l'hai già detto e non hanno telefonato, anzi sono venuti in tantissimi, hanno telefonato dicendo il programma peggiore per gli italiani è Domenica In di Marisa Laurito. Ci spiace ma non è un'opinione nostra. Lei, subito a ruota, non sì. È umiliazione. 1000 telefonate alla settimana, Tina Cenci. Benissimo. Poi hanno telefonato, va davanti con gli altri dati. Ah, anche Funari è messo maluccio anche lui, parecchi. Adesso di che Funari c'ha gli sostenitori, No non ce la faccio. Funari non ce la faccio. Funari anche lui c'ha la gente che dice ma questo qui è antipaticuzzi, anche Magalli, ed è sbucato anche Magalli. Mike buongiorno. Sì, questi sono i personaggi della trasmissione peggiori. Oh, c'è da dire una roba, che noi vogliamo che voi telefoniate, il numero comparirà in compare il numero aspetta, sovraimpressione. Sovraimpressione. Il numero con noi di Emilio, abbiamo tanti soldi, l'avrete capito. L'unica cosa che vi preghiamo di fare è che dalla settimana ventura voi vedrete questi dati ufficializzati veramente. Ti andate di fare gli scemi voi due, eh? Non abbiamo la sovraimpressione, faccio. Io sto parlando dell'indice di gradimento che è vero, serio, cosa c'è? Cosa mi fai diventerà segno? Diventerà serio questo indice di gradimento prossima settimana. Fai vedere quando là. Quando noi metteremo un cartellone, un cartello enorme, sì, dove ci saranno scritti dei dati precisissimi. Oh, l'unica cosa che mi manca da dire è questa: non parlateci per cortesia. Sappiamo che vi piace Emilio, sappiamo che vi piace Audience, piace un'altra trasmissione, ma non diteci che Giorgio Faletti è sexy. Vi prego, è no. È figo. Ragazzi, vi ci prego, state no. Sfinendo. Vi da quando no. Ho detto che sembra un fotomodello. Non abbiamo più pace. Non abbiamo più pace, è tutto il giorno cammina così. Giorgio Faletti che fa il fotomodello. Ecco, quest'altro. Anche tu. Sì, vabbè, non c'è bisogno. Teo lo so. Roba. Lo so perché Teo è molto sensibile a queste cose. No, no, lei, per cortesia. Lei con quell'impermeabile non ce la farà mai. Continuate a telefonare al numero che vedete comparire in sovraimpressione con la faccia del commissario sopra, 02 26 700 083. Benissimo. E a questo punto io, signora Cenci, cara la mia signora Cenci, la lascio da sola con questo bel abitino e devo, sì, da sola. Devo risolvere la pratica Faccio, scusate. Da sola. Vado dalla signorina Faccio, eccola qua. Giusto lei stavo cercando, giusto su questa novella 2000 qua, è comparso un articolino che la riguardava, signora Faccio, lo sa? Lei che parla sempre degli altri, qua è finita nuda sul giornale. Però, amore, avevo 15 anni, ero a Ibiza, e a Ibiza ci sono tutti nudi, o no? Sì, ma noi non ce ne frega niente, il fatto è che lei critica gli altri, ma qua c'è scritto che lei faceva le a 9000 metri d'altezza. Non è vero, io l'ho letto anche, magari c'è scritto, l'avrei fatto. No, non l'hai mai fatto, è col caviale, con Iglesias... Pensami col cavialino? Lo mangiavamo il caviale ma prima di andare a letto. Ma cosa sta dicendo? Ma siamo in televisione, c'è queste robe qua. E poi si lamenta perché pubblicano questi articoli su di lei? Ma è un bel tipo, sa? A parte il fatto che mi scusi, lei non si può offendere, signorina Faccio, perché vorrei dire una cosa: quando parla degli altri i giornali hanno ragione, quando parlano di lei invece hanno torto? Sì. Ah sì, ma guarda questa! Fortunatamente questa puntata va al termine! Ora mi dispiace, non abbiamo avuto il tempo di parlarvi di tante cose. Non abbiamo avuto il tempo di parlarvi, per esempio, della chiusura dell'altoforno di Bagnoli, perché non c'è niente da ridere. Rideremo però domani sui miliardi stanziati per i disoccupati. E senz'altro non vi abbiamo parlato di un'altra cosa. Non vi abbiamo parlato di Bracardi e di Chiappala! Perché stiamo aspettando l'intervento dell'altro fratello, quello che lavora con Costanzo, che gli dia una regolata per salvare l'onore della famiglia. E non vi abbiamo parlato del ministro Santuzzi, il quale ha dichiarato che in Italia non c'è pericolo che gli aerei cadano. Ma come fanno a cadere? Non partono neanche. Non vi abbiamo parlato
E non abbiamo parlato, e non abbiamo parlato del processo del lunedì perché oggi è domenica. E non vi abbiamo parlato del ministro Cava che ha dichiarato: è inutile che arrestiamo i mafiosi se poi li lasciamo scappare. Signor ministro, dovremmo prima arrestarli però. E non vi abbiamo parlato di Jovanotti che fa il militare, perché l'unico soldato che tutti vorrebbero vederlo fare è il militignoto. E non vi abbiamo parlato dell'apertura di Gheddafi agli Stati Uniti d'America, perché prima o poi abbiamo paura che attraverso quell'apertura ci passi qualche missile. E non vi abbiamo parlato di Roger Moore, l'ex 007, che è diventato cantante, perché aspettiamo che un giorno diventi anche attore. E non vi abbiamo parlato dell'apertura dell'anno giudiziario, ma ne riparliamo tra 3 settimane, perché allora sarà carnevale. Ma adesso per la signora Cenci ho una sorpresa, per la signora Cenci. Prima però la pubblicità. Ragazzi, scusate, avete trovato i miei sonniferi? No, sono finiti nel corpicino di Beruschi. Il Beruschi si è addormentato. Il Beruschi si è addormentato. Paura più non fa. Il Beruschi si è addormentato. Paura più non fa. Ci vediamo domenica prossima. A domenica, su Canale 1 dell'Italia alle 8, ma non ti capisco, ci vediamo domenica, ci vediamo, non è possibile, fare così, non è possibile. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio, se una femmina non so. Un marocchino nella foresta, aspettava vestito a festa, con 3 hamburger nella tasca e dei cavolini di Bruxelles. Quando vide una donna bianca, tutta nuda fino all'anca, si scaldava la poveretta con un elegante copertone. Lui la volle possedere, ma lei era un carabiniere, travestito da brasiliano per arrotondare un po'. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio, se una femmina non so. Una monaca un po' foca che soffriva di pelle d'oca, non amando le calze nere, passeggiava coi colan. Fredrichetto tentatore le mostrò le giarrettiere e per fargliele provare la invitò nel suo igloo. Ma la foca per natura, quando è nuda ha paura, senza qualche precauzione la pelliccia non ti dà. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio, se una femmina non so. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio, se una femmina non so. Sempre con cipiglio, che tira su, uso braccino, usa frasi di chi.